3,5 km di strada che grazie al bypass aggirerà gli abitati di Ponte Elsa e Brusciana. È il sesto lotto della variante alla strada regionale 429 di Valdelsa tra Empoli e Castel Fiorentino, sul cui cantiere si è recato per un sopralluogo l'assessore alle infrastrutture della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli con i rappresentanti degli enti firmatari dell'accordo di programma. 6.427.000 euro per il completamento dei lavori a cui si è arrivati dopo l'invio da parte della Regione di un commissario per superare lo stallo nella precedente gestione dei cantieri. Ha trovato un cantiere che era un cantiere disordinato, abbandonato, ha impostato un lavoro a mio avviso molto intelligente per quanto riguarda le gare che ha approntato, facendo per prime anche opere connesse e funzionali che potevano essere scorporate dal lotto centrale. Il tracciato nel tratto da Brusciana allo svincolo Empoli centro della FIPIRI, che supera anche il passaggio a livello di Brusciana, il più incidentale della Toscana, fa parte di un percorso più ampio che comprende anche un quarto e un quinto lotto di prossima realizzazione e attraversa un'area di grande importanza paesaggistica, con vantaggi di grande rilievo per la circolazione. Aprire questo lotto, aprire da Molin Nuovo allo svincolo di Empoli Centro, significa togliere dalla tagliola del passaggio a livello di Brusciana sia chi pendola con la macchina sia chi prende il treno per andare a lavorare o per studio. Noi oggi siamo in grado di percorrere il primo tratto da Empoli fino a Molin Nuovo e anche di avere già pronti tutti gli atti per andare in gara sui due tratti successivi. Nello stanziamento per la realizzazione del sesto lotto sono comprese anche le opere di sistemazione ambientale, mentre sono già stati realizzati i lavori connessi con l'apertura della strada. Ci siamo occupati in particolare di individuare una nuova anche tipologia di pacchetto stradale per dare una maggiore durabilità nel tempo alla strada rispetto a ciò che era stato fin lì immaginato. A completare il quadro sono state realizzate le opere di dettaglio come il cavalcavia e le rotatorie.